reinventare l'istruzione. Learning World, in associazione con WISE, un'iniziativa di Qatar Foundation. Al termine delle vacanze estive, alcuni bambini e alcuni genitori temono il ritorno a scuola. Ma è davvero così tremendo? Non è proprio possibile facilitare il ritorno alla routine scolastica? Facciamo qualche esempio e ascoltiamo i pareri degli esperti. In Francia, una settimana scolastica breve fatta di lunghe giornate sui banchi sembrava l'ideale per migliorare l'apprendimento. E i risultati sono stati controproducenti? E come si coniugano i tempi lavorativi dei genitori con quelli scolastici? Scopriamolo assieme. Siamo in un istituto elementare del centro di Avignone, in Francia. 136 alunni che vanno a scuola solo 4 giorni alla settimana. La settimana scolastica breve è una caratteristica francese. I bambini vanno a scuola lunedì, martedì, giovedì e venerdì, come i bambini nella classe di Frédéric. Hanno tutti fra gli 8 e i 10 anni. In Francia il livello è chiamato CE2. Si entra in classe alle 8:30 e ci sono 10 minuti per fare l'appello e controllare se abbiamo il materiale per la giornata. Cerchiamo di cominciare il prima possibile perché la giornata è densissima e ogni secondo è importante. La giornata è très dense. Una giornata di scuola è divisa in 2 parti di 3 ore ciascuna. La fase mattutina termina alle 11:30. Nel pomeriggio le lezioni iniziano all'1:30 e finiscono alle 4:30. Fra le 2 fasi c'è la pausa pranzo. La maggior parte dei bambini mangiano alla mensa. Siccome non c'è abbastanza spazio, si fanno 2 turni. Oggi sul menù ci sono carote gratinate, pollo e riso. La giornata scolastica può essere anche più lunga per via del doposcuola. Alcuni alunni arrivano alle 8 e possono rimanere fino alle 6 del pomeriggio, una giornata faticosa. I ritmi dei giorni e delle settimane costringono spesso i genitori a improvvisare e alcuni ricorrono a nonni e nonne per farsi aiutare. La scuola francese non è adatta alla vita di una donna che lavora. Nessuna può venire a prendere un bambino alle 11:30 o alle 16:30 se lavora, è impossibile. L'ideale sarebbe mettere in atto un vero doposcuola, gestito dal comune o dalle associazioni, che rendano questo tempo libero utile e non ozioso. Andando a scuola solo 4 giorni alla settimana, gli alunni francesi hanno giornate molto intense. Il monte ore annuale di lezioni è fra i più alti della media OSCE. Ma questa particolarità è destinata a cambiare, dato che la Francia sta ripensando il suo sistema formativo. Le elementari passeranno a 4 giorni e mezzo. Alla fine dell'anno il monte ore sarà uguale, ma queste verranno spalmate sulla settimana. Una settimana di 4 giorni e mezzo, ma fatta di giornate ridotte. Si taglierà mezz'ora ogni giorno e si porterà il mattino a 3 ore e mezza, perché, come lei sa, al mattino è più facile studiare. Le scuole statali, che sono pubbliche, hanno 2 anni per adattarsi ai nuovi ritmi. Per ora lo hanno fatto appena il 20% degli istituti, perché la Francia è riluttante a cambiare il suo sistema scolastico. Se i lunghi giorni di scuola sono stressanti lungo tutto l'anno accademico, cosa dire dei primi giorni dopo le vacanze? È facile riprendere il ritmo? Qual è il modo migliore per sopravvivere alla ripresa? Lo abbiamo chiesto alla psicologa Cinzia Crosali. Cinzia Crosali, buongiorno e benvenuta su Euronews. Buongiorno. Il ritorno a scuola dopo le vacanze estive può essere quasi traumatico. Come affrontarlo in classe e a casa? È vero che per molti bambini e ragazzi può essere traumatico, però non bisogna neppure generalizzare e esagerare, perché per molti invece è un momento piacevole, entusiasmante. Alcuni accorgimenti possono essere quelli di parlare serenamente della scuola. È vero che se i genitori stessi parlano della fine delle loro ferie in modo angosciante, è difficile che i ragazzi possano così affrontare l'inizio della scuola in modo sereno.
L'acquisto del materiale scolastico a inizio anno è un rituale dal sapore antico in alcuni paesi. Che valore può ancora avere comprare quaderni e pastelli nel nostro tempo in cui tutto è virtuale? Allora, comprare il materiale scolastico insieme ai genitori per il bambino è sempre un momento molto piacevole, entusiasmante. È vero che bisogna educarlo a non cedere alle tentazioni della pubblicità. Per quanto riguarda la questione sui quaderni, le matite, sono ancora d'attualità, servono? Io direi di sì, direi che permettono questi materiali di sviluppare la manualità, di sviluppare delle funzioni come la coordinazione oculo-manuale che non è sviluppata nello stesso modo dalle tecniche informatiche. La Francia, dopo il Giappone, è il paese dai ritmi scolastici più severi e stressanti. Molto spesso i ritmi scolastici sono modellati sui tempi lavorativi dei genitori. Secondo lei è giusto? E eventualmente come riorganizzare i tempi della scuola? Allora, il ritmo della scuola, quando è organizzato sul tempo del lavoro dei genitori, significa sempre aver allungato il tempo di permanenza dei bambini, dei ragazzi a scuola e questo soprattutto con l'intensificarsi del lavoro femminile ha comportato una permanenza a volte esagerata, no? I bambini anche piccoli escono di casa prima delle 7, tornano dopo le 19. La Francia proprio quest'anno sta cercando di riorganizzare i tempi scolastici, per esempio si possono ridurre i tempi della lunga pausa estiva come si fa in Svizzera, oppure alternare più con più frequenza i tempi di scuola e i tempi di vacanza. Grazie Cinzia Crosali per essere stata con noi e aver risposto alle nostre domande. Grazie a voi. Parlando di lunghe giornate, il Giappone ha l'anno scolastico più lungo del mondo e la disciplina è dura. Ogni alunno deve portare con sé tutti i libri. Questo comporta non solo una cartella pesante, ma anche un costo per le famiglie. Scopriamo perché. Let's find out more in this report. È una giornata normale per Hinata. È una scolara, ha 10 anni e frequenta la quarta elementare. A scuola resta 30 ore alla settimana. Hinata ha finito i compiti e inizia a riempire la cartella di libri. Libri che sono costati circa 400 euro ai suoi genitori. Una cartella fra le più costose al mondo. Si chiama Ransel. Una cartella che arriva a pesare 3 kg. Adesso è grande, ma fino a qualche tempo fa ero molto preoccupata per il peso della cartella. In prima e in seconda ero in pensiero che non riuscissi a camminare proprio a causa della quantità dei libri da portare con sé. La loro scuola è a Ota, un distretto di Tokyo. La scuola è lontana e Hinata deve trasportare la sua pesante cartella avanti e indietro dopo una lunga giornata. Il tragitto prevede 15 minuti in autobus fino alla stazione e altri 10 minuti in treno. La scuola elementare giapponese dura 6 anni e fra le materie ci sono inglese, storia dell'arte, economia domestica. La giornata dura 6 ore, così si arriva a 30 ore settimanali. Il pranzo è offerto dalla scuola, quindi i bambini debbono aiutare a servire, ad apparecchiare, sparecchiare e pulire per terra. Lo spirito di gruppo e l'organizzazione sono alcuni dei valori inculcati ai bambini. I tempi sono lunghi, eppure i maestri chiedono che si torni a scuola anche di sabato. Il tempo passato a casa con i genitori non è aumentato e contemporaneamente il tempo scolastico è diminuito. Volevamo che i bambini passassero più tempo con la famiglia, ma l'esperienza ci ha insegnato che è difficile a realizzarsi. In Giappone la gente è spinta a usare anche il tempo libero per fare qualcosa di utile. Si ritiene che questa attitudine debba passare ai bambini anche dopo lunghi giorni di scuola, perché apprendano sempre e comunque qualcosa di nuovo. Aspettiamo le vostre reazioni per conoscere le vostre esperienze e cosa pensate di quanto vi abbiamo mostrato sulle nostre pagine Facebook e Twitter. Noi di Learning World vi auguriamo un buon anno scolastico. Alla prossima puntata. Goodbye for now. Learning World, in associazione con WISE, un'iniziativa di Qatar Foundation.